Ora 21, buonasera dallo studio centrale di TV6, benvenuti a un nuovo numero di replay. Una sconfitta pesante per il Pescara contro il Brescia, finita 5-1, una sconfitta che lascia diverse chiavi di letture che questa sera cercheremo di approfondire con i nostri ospiti. Un 5-1 maturato al termine di una partita caratterizzata da diversi momenti, da alcuni episodi anche da parte dell'arbitro, che ovviamente non devono rappresentare però un alibi per questa battuta d'arresto casalinga che arriva dopo due pareggi contro Cremonese e Livorno. Insomma, il momento più difficile per Pillonda quando siede sulla panchina bianco-azzurra. Andiamo a salutare gli ospiti di questo numero, ritrovo con piacere l'allenatore Franco Oddo. Buonasera mister, grazie Buonasera. Per aver accettato il nostro invito. Al suo fianco il nostro compagno di viaggio Antonio De Leonardis. Buonasera Antonio. Buonasera. Vicino ad Antonio De Leonardis un altro tecnico che si occupa di un altro sport, la pallanuoto, è stato anche allenatore della nazionale italiana, ma è un tifosissimo di calcio, non solo, anche di basket. Paolo Malara, buonasera Paolo. Grazie, ben buonasera rivisto. A tutti. Di fronte a me abbiamo un imprenditore di successo che ha una catena di negozi in Abruzzo e nelle Marche di Notti d'Oro, il titolare Antonio D'Angelo, tifosissimo. Buonasera, buonasera Antonio, buonasera. Grazie per essere qui con noi. Poi l'altro compagno di viaggio che è tornato, il nostro campagnaro, si infortuna settimana sì, una settimana no, Francesco Di Francesco. Buonasera. Buonasera, Francesco. Salve a ben tutti. Ritrovato. Andiamo a salutare in regia Andrea Costantini. Buonasera Andrea. Ciao Enrico, buonasera ai tuoi ospiti, buonasera agli amici da casa. Un lunedì ricco di partite, si è chiuso uno dei due posticipi di Serie A, la Lazio ha vinto sul campo del Frosinone 1-0, rete di Caicedo, e da poco è iniziato l'ultimo posticipo di Serie A, quello tra Cagliari e Atalanta, chiaramente 0-0, mentre sta per iniziare anche l'ultimo posticipo di Serie B che interessa da vicino chiaramente i biancazzurri. Si tratta del match tra Palermo e Foggia, Palermo che vuole riprendere il primo posto, Foggia che sarà invece il prossimo avversario del Pescara. Domenica prossima a te. Una partita che seguiremo dunque da vicino, a Foggia si giocherà domenica alle ore 15. Insomma, ieri è successo di tutto perché è un risultato pesantissimo, il Brescia è sempre la bestia nera della Pescara, anche lo scorso anno in Spugnolo Adriatico con il punteggio di 3-0, ha confermato tutto il suo valore, l'11 di Corini. Per il Pescara ancora una sconfitta che lascia discutere, il momento più difficile, lo ripeto, per Pillon, tra poco lo sentiremo perché a fine gara ha ammesso anche delle sue responsabilità. Vorrei iniziare da Totò De Leonardis. Allora, abbiamo letto, abbiamo sentito tanti commenti su questa partita, ecco, come ti senti di sintetizzare la giornata di ieri, Totò? Ma guarda, direi tanto tonò che piove mi sembra la cosa più normale, visto che cioè, questa squadra negli ultimi tempi ha avuto un'involuzione, problemi, non a caso abbiamo cominciato a parlare di questo momento difficile per Pescara con largo anticipo. Insomma, le ultime due prestazioni erano state veramente brutte, una squadra che non assolutamente non è né in salute, è anche un po' in confusione, anche perché penso che abbia perso lo smalto iniziale, abbiamo parlato più volte di questa necessità comunque di cambiarla questa squadra, di trovare una soluzione diversa, e purtroppo è capitato questo, il disastro contro la squadra che in questo momento è la più affidabile della Serie B. Però ieri Pillon ha cambiato. Ha cambiato dopo. Ha cambiato anche all'inizio con qualche sì, ha cambiato, inserimento forse non adeguato. Direi anche male, nel senso che insomma Canute mezzala non è che sia stata una grande idea. Difatti Canute alla fine è stato uno dei peggiori del Pescara, un ruolo non suo. Cioè, l'avevamo visto davanti alla difesa, discreto, ma sembra un giocatore in costruzione. Ha cambiato rimettendo Capone, però il modulo era sempre quello. Io credo che la partita di ieri, poi ti è capitata questa partita contro quella che insomma stiamo dicendo oramai da diverse settimane, la squadra diciamo la più forte come qualità e come risultati. Cioè il Brescia con la guardia di ieri ha fatto 46 gol,
Ne 28 di questi gol le ha fatte Donnarumma e Torregrossa, due non perde, cioè una serie positiva da 9 partite. Insomma, era una squadra che comunque era difficile da affrontare. Quello io mi aspettavo, l'avevamo detto pure l'altra volta, che cambiasse proprio l'atteggiamento, anche la dopo entreremo nel dettaglio. Esatto, il modo di affrontarlo. In sintesi, Francesco, anche tu cosa ti senti di dire all'indomani di questa sconfitta? È la conferma che dopo la sosta si è ripresentato un Pescara diverso, non brillante come prima, la conferma che dopo la sosta lunga del campionato tra dicembre e gennaio, gennaio comincia un nuovo campionato diverso, comunque ce lo dice la storia degli ultimi anni, con l'aggiunta poi della fase finale del calciomercato, e quindi è un Pescara diverso. Ora se ci mettiamo a riflettere, ad analizzare, pensando al Pescara del girone di andata, tu lascerebbe tutti i discorsi aperti verso l'ottimismo. Se ci fermiamo ad analizzare quest'ultimo Pescara, c'è da preoccuparsi. C'è da preoccuparsi per l'alta classifica di ieri, perché adesso analizziamo la partita di ieri, poi faremo un discorso più generico, perché la classifica è ancora bella. C'è da preoccuparsi sicuramente, perché quando tu non fai risultato per 2-3 partite consecutive, o almeno i risultati che speravi di fare, è chiaro che subentrano sempre dei problemi in seno a una squadra, quindi è chiaro che il momento è difficile, però io non sarei così critico come ha fatto De Leonardis e di Francesco sul momento della squadra, perché secondo me la squadra anche ieri si stava esprimendo bene, poi in campo ci sono stati degli episodi che magari in altre partite al girone d'andata erano sempre favorevoli, adesso non lo sono stati, perché ricordiamoci che il Pescara ha mancato 2 gol insomma abbastanza clamorosi, 2 occasioni da gol nette sullo 0-0, e poi ha subito il primo e il secondo gol su azioni un po' dubbie. Il primo è il rigore, dopo lì vedremo questi forse episodi. Secondo me c'era il rigore, invece il secondo era un fuorigioco, sicuramente era in fuorigioco, sì. Quindi è chiaro che gli episodi, quando da una parte sono positivi e dall'altra sono negativi, è chiaro che cambia tutto. In più c'è logicamente, qualcuno mi dirà, ma sono gli episodi allora soltanto che contano le partite? Sì, sono gli episodi, perché dopo subentra una serie di fattori determinati dall'autostima che decresce. Quindi che poi strano a dirsi, il Pescara ha creato di più nella partita di ieri che non nelle precedenti due di sicuramente Cremona. Io non l'ho vista così male la squadra, e sicuramente il 5-1 non rispecchia assolutamente quello che si è visto in campo, perché ricordiamoci che anche nel secondo tempo sul 4-1 le Brescia non ha fatto più un'azione d'attacco. E se avesse in quel momento avuto la fortuna di fare il 4-2, non so come sarebbe finita. Però non possiamo nemmeno dire che sono stati gli episodi a decidere questa partita. Sì, parliamo anche di atteggiamento in campo. L'atteggiamento dipende quasi sempre dagli episodi, ma con questo non è che io sto facendo sottovalutando il tuo lavoro. No, sembrerei di parte. Se fossi l'allenatore, no, fossi io l'allenatore, allora io questi episodi neanche li direi. Se esatto, fossi io l'allenatore, esatto, siccome sono un critico esterno, posso dirlo che gli episodi in determinate partite sempre, sono determinanti. Ci stanno sempre gli episodi, è una cosa che non puoi cancellare. Però si discute. Quando si facevano risultati era una squadra che andava incontro all'episodio positivo, se lo creava, se lo cercava. Al di là della cosiddetta era quasi sicuro di ottenerlo. Bravo, era una squadra in salute che creava le premesse perché determinate soluzioni tattico-tecniche, esatto, andassero a suo favore. Adesso è una squadra che purtroppo non è in salute come prima, perché il Brugman di adesso non è quello di prima, perché il centrocampo non rende come rendeva prima, perché Mancuso appena non fa gol non c'è nessuno che riesce a fare gol, e quindi mi insegni tu,
devi vedere di trovare soluzioni diverse. Però così come veniva esaltata quella squadra che vinceva grazie agli episodi, adesso bisogna anche un attimo... Un po' di equilibrio, ecco. No, anche criticarla, perché se perde soltanto per gli episodi, anche per un atteggiamento tattico... Nessuno sta distruggendo, al meglio personalmente, nessuno distrugge, tra virgolette, usando un aggettivo forte, questa squadra. Analizziamo questo momento da quando si è ripreso il campionato a oggi, lo dicono i risultati e lo dicono anche alcune prestazioni, è la dimostrazione che è anche un momento poco positivo. Intanto ieri non dimentichiamo che abbiamo giocato con la squadra, come diceva Totò, più in forma del campionato, e insieme al Palermo sta dimostrando di essere la più forte in questo momento, molto ma molto più in forma del Palermo, e quindi questo accentua determinate pecche che nel corso di una stagione possono stare. Sentiamo subito Pillon cosa ha detto in sintesi nella partita di ieri, perché si è preso tutte le responsabilità. Ascoltiamolo. Mi assumo la responsabilità di quello che è successo, della sconfitta così pesante, perché quando succedono queste partite vuol dire che in primis è l'allenatore che io metto la faccia, non c'è nessun problema. Probabilmente tatticamente anch'io qualcosa ho sbagliato. Tornando indietro, c'è qualche scelta che non rifarebbe questa sera? Canutè non è sembrato in una serata eccezionale. Sì, anche, ma anche nel sistema di gioco, probabilmente se giocavamo a specchio forse era meglio, visto il secondo tempo, perciò me ne assumo in pieno le responsabilità, non mi tiro mai indietro su questo, perciò ragazzi devo stare tranquilli, sono io che probabilmente ho sbagliato qualcosa. Inutile sottolineare il discorso sulle scelte, perché col senno di poi tutto sembra facile. Invece quando Pillon sostiene forse era meglio giocare a specchio, questo può essere una chiave tattica che poteva forse dare qualche frutto in più? Sì, forse sì, perché il Brescia gioca in quella maniera. Il Brescia sa sfruttare benissimo la profondità. E quindi quando una squadra gli offre la possibilità di andare in profondità, quindi verticalizzando, è chiaro che il Brescia si esprime molto ma molto bene. Il secondo tempo, quando l'hanno schiacciati là in area di rigore il Brescia, non è uscito più dalla propria metà campo, quindi evidentemente qualcosa sotto il profilo tattico è vero che è stato sbagliato. Troppa libertà d'azione ad esempio a un Tonali, che nel primo tempo non è stato mai. Sì, ma un po' tutta la squadra, cioè è chiaro che quando tu incontri una squadra che gioca sulla profondità verticalizzando subito, o quasi subito, è logico che devi impedire questa manovra. Quindi devi fare densità dietro al pallone, dove sta il pallone, devi fare densità, cioè giocare più sulle traiettorie del pallone e quindi impedire le traiettorie, cioè le traiettorie che permettono al Brescia di esprimersi secondo le sue caratteristiche. Ecco, secondo voi, lo chiedo un po' a tutti, è stato giusto il pensiero di modificare qualcosa in mezzo al campo nel secondo tempo, cambiando anche la disposizione con l'inserimento di Monachello, con un supporto dietro le due punte? Iniziamo da Otto, poi sentiamo anche tutti gli altri. Stiamo entrando un po' sul piano tecnico-tattico. Ma sì, è chiaro che finire il primo tempo sul 3-0 è logico che devi cambiare qualcosa. Qualcosa è stato cambiato in meglio, forse è stato cambiato un po' troppo, magari nel secondo tempo, perché non so se in campo durante gli allenamenti c'era stato il tempo di assimilare quello che poi è stato provato in mezzo al campo, cioè è stato cambiato 3 volte l'assetto tattico, sì. L'ultima mezz'ora, diciamo. Sì. E quindi è chiaro che questo non lo so, perché non ho visto mai gli allenamenti e non lo so, però se tu dai delle conoscenze valide alla squadra, conoscenze tecnico-tattiche, puoi cambiare anche 5, 6, 7 volte, perché i concetti sono quelli, e quindi è chiaro che i giocatori puoi anche cambiare modulo, che i giocatori fanno sempre la stessa cosa che sanno. Totò. Ma sì, guarda, il problema mio è che in effetti Franco è oggi ospite, ma io ci sto tutti i lunedì. E quindi questo è un problema che stiamo affrontando da parecchio, non è solo una questione né di episodi né di... Cioè, la necessità che questa squadra dovesse essere comunque rifondata anche su altre basi, lo stiamo sostenendo da diversi mesi, perché non è vero che Pescara ha cominciato ad avere questa flessione, ma flessione proprio di gioco, di atteggiamento, solo dopo la ripresa del campionato, perché anche prima, se escludiamo la partita di Salerno, che è stata veramente una grande partita, la flessione c'era stata, cioè sono state le 3 sconfitte consecutive fuori casa, cioè è una squadra che fa fatica a interpretare quel tipo di gioco che ha interpretato benissimo. Fa fatica a portare avanti questo discorso del 4-3-3. Sì, sì, ma questo è lampante, lo sto dicendo anche perché purtroppo c'hai due esterni che in effetti, che sia Capone o che sia Antonucci, e Maras dall'altra parte, che insomma al tiro non ci arrivano mai. Oramai è questa la... Ecco, questa scelta di Capone
che non l'ho capito, da un lungo infortunio, è stata un po' azzardata. Cioè... Secondo me sì, secondo me non l'ho capita, io non è che vado a seguire gli allenamenti, però quello che vedo in campo, già quando si era riaffacciato c'era sembrato in ritardo, ieri è stato del tutto evanescente, ma soprattutto dire, questo problema di gioco, come diceva Franco, è ovvio che tu il modulo, non è che il modulo ti fa vincere la partita, tu devi essere in grado anche di fare un altro tipo di modulo, di cambiare la partita. Ma lui è bravo, Pillon, l'ho detto più volte, è bravo a cambiarla in corsa, però questa storia di questo 4-3-3 che si integralista, che insomma degna di Zeman, voglio dire, lui l'ha portata avanti per troppo tempo, perché voglio dire, Marras, facciamo un esempio di Marras, il giocatore generosissimo, ha fatto 140 partite, ha fatto 200 partite, ha fatto 16 gol in carriera, il massimo ne ha fatti 6, cioè non è nella sua cosa, quando una squadra si trova, Pescara è stato salvato in questo periodo anche di flessione da quello che ha fatto Mancuso, perché l'unica soluzione offensiva è stata sempre questa, per cui io credo che ieri sia stato l'ultimo atto di questa prima fase, perché per la prima volta per la prima volta Pillon ha rinunciato ai due esterni e ha giocato appunto con questo 4-3-1-2 che può diventare l'inizio di una nuova era, secondo me lui deve in questo momento, credo che l'abbia capito, che l'abbia come l'ha cambiato durante la partita, che sia il momento di inventare, lui si deve inventare un altro Pescara, c'è poco da fare, cioè più compatto. Così, all'improvviso? No, all'improvviso no, lavorandoci, cioè. Perché non è non è che stiamo a fare il fantacalcio noi qui, ma lui sta facendo allenatore, si deve inventare un altro tipo di squadra che sia in grado, magari anche in corso, di cambiare e tornare a 4-3-3, come per capirci, però la base dovrebbe essere diversa. Avete sempre le due punte, Mancuso e Monachello, credo che siano imprescindibili, che comunque siano più funzionali in fase offensiva rispetto alla soluzione che ci ha prospettato finora. Insomma. Io penso che lavorando soprattutto bene si possa fare, certo. Però è chiaro che lo devi fare in allenamento. Paolo Malara, sei anche un allenatore, anche se di un'altra disciplina. Quando senti Pillon che si prende le responsabilità alla fine, no? Gli va anche dato atto di questo, però come hai visto, insomma, la partita, tu segui tutto il campionato da decenni, cosa ti ha sorpreso in negativo? Ieri sono rimasto sorpreso, però ieri ho visto la più bella partita qui a Pescara, sfortunatamente il risultato è 5-1 per il Brescia, che ha giocato secondo me ad altissimo livello, o meglio, ha sfruttato gli errori del Pescara, ma veramente è stato superiore tatticamente, sapevano in qualsiasi situazione cosa fare, Bisoli e l'altro che hanno giocato, sì. Veramente ho visto veramente una squadra, ecco, questo, gli episodi hanno penalizzato all'inizio il Pescara, però voi siete il centrocampo, le partite si vincono a centrocampo, i gol che ha preso sono arrivati tutti sulla verticalizzazione a centrocampo, erano tutti liberi. Dispiace perché secondo me ha le qualità per arrivare lontano, sono secondo in classifica, non c'era tanto pubblico per vedere una partita di questo livello, non è facile cambiare in corsa o diciamo cambiare modo di pensare, visto che parlate, lui è molto al suo credo, però in effetti deve, qualche cosa c'è sbagliato, o lui ha sbagliato a preparare la partita, o si è preso la responsabilità, o pensava che qualche giocatore potesse fare molto meglio. Comunque, qualche cosa non ci sono. Che ci sia questa parabola discendente già da diverse settimane, sì, è un campanello d'allarme d'Angelo. Dopo quanto abbiamo visto nel giorno di andata? È un campanello d'allarme, ma è dovuto, penso, a livello fisico, proprio che la squadra sta cercando di, con la preparazione che ha fatto, e poi, come dice mister Malara, o mister Oddo, cioè, ieri ha giocato contro la squadra forse più forte della Serie B, e sono convinto che domenica lui cambierà modulo invece. Domenica io penso che lui, come ha detto, mi assumo tutte le responsabilità, cambierà modulo e... addirittura secondo me giocherà con quattro centrocampisti e con i due attaccanti, con Mancuso e Monachello.
questo significa... Mi sarebbe piaciuto chiedere a Pirlona a fine partita la scelta di Canutè, che come ricordava Totò avevamo visto all'Opera da difensore centrale, da centrocampista centrale al posto di Brugman, e Brugman magari mezzala, che non mi sembra una bestemmia. Perché ha messo quindi il ragazzo in un altro ruolo quando è stato utilizzato, era andato bene? L'idea, da dove nasce, dove è nata questa idea di Canutè mezzata? Però, lui l'ha detto, io mi assumo le mie responsabilità, secondo me nell'intervista ha capito di aver sbagliato. No, lui ha detto che avrebbe preferito non spostare Brugman da quel ruolo. Che era sicuro il... È stato però, in effetti, il ragionamento, siccome altre volte l'ha fatto... Però Brugman è un giocatore che secondo me lo sposti da dove gioca sempre e lo metti a mezzalo o lo avanzi anche 10-15 metri, ha talmente tanta qualità... Questa partita, fatemi dire, si è persa centrocampo ieri. Sì, secondo me sì. Oppure anche in difesa si è sofferto nelle coperture, un attacco si è sofferti su tutti i reparti, perché è vero le due palle gol di Marras, è vero gli episodi non a favore, è vero l'arbitro che ha fatto gol, di tutto, subisce. Esatto, di tutto, però gli errori dietro in difesa, Gravillon che non ha giocato come eravamo abituati a vedere, sia tutto insieme. Ma tutto questo ci porta al discorso che dalla ripresa del campionato a oggi è un altro Pescara. Sarà per la preparazione, sarà perché sarà prima... che all'andata abbiamo fatto più punti di quelli, ma sarà perché forse all'andata questa squadra aveva reso oltre ogni più rosea aspettativa, sarà pure per gli avversari che crescono, o anche bravo degli avversari che in questo periodo hai incontrato, avversari che atleticamente stanno meglio di te, e tu adesso devi ritrovare la condizione fisica e mentale. Dopo la sosta c'è certo inizio un altro campionato, e a Pescara poi ci sono state situazioni anche simili, l'ultimo è stato con Marino, ha chiuso in classifica, ha chiuso l'andata, 5 sconfitte anche ai tempi suoi, lui ha chiuso prima in classifica, poi l'hanno esonerato e ha rischiato la retrocessione. Problemi diversi, non perché la squadra non reggesse il ha rischiato il retrocesso, non tornava lui all'epoca. Sì, ma io parlo di rendimento in campo. Sì. Non è che quella squadra ha avuto degli scossoni a livello tattico, c'erano altri tipi di problemi. Proprio un Pescara diverso è stato quello di Marino, che perse 5 partite di fila all'inizio del girone di ritorno. Ma davvero può esserci questo contraccolpo dopo una sosta così lunga? Questo non è normale che non sappiamo se si tratti di problemi al fisico. Non giudichiamo per quello che vediamo. Certo, non lo puoi sapere, secondo me bisogna pensare a lavorare, appunto, a verificare gli errori che sono stati commessi, che secondo me sono principalmente tattici, al di là del fatto se ha sbagliato il centrocampo, la difesa, l'attacco, secondo me non c'è mai un singolo reparto che ha sbagliato se perdi una partita, è la squadra che non ha giocato secondo determinati concetti. Quindi la squadra, quando la squadra soprattutto quando si allunga, quando non gioca in densità, soprattutto nel momento in cui attacca, perché nel momento in cui attacca, se perdi palla e sei lungo, allora prendi quindi contropiedi anche l'equilibrio contro una squadra come il Brescia è andato a nozze, cioè nel senso che perdevi palla e ti trovai in quel momento lungo come squadra, è chiaro che questi spazi il Brescia, poi loro ripartivano il calcio in 4, è fatto in 5, di spazio e di tempo, certo. E il pallone è uno, quindi il concetto è quello, cioè tu devi in fase difensiva impedire all'avversario di trovare spazio e tempo per fare le giocate. Se Pillon però a fine partita dice è contrario, è la giornata più brutta da quando sto sulla panchina bianco-azzurra, evidentemente lui avverte queste problematiche, che c'è un problema che noi ovviamente non possiamo conoscere dall'esterno. Ma questa preoccupazione, secondo voi, a cosa è legata? Lo ripeto un po' a tutti. Al fatto che si è perso lo smalto, al fatto che tatticamente qualcosa non quadra più. Molti dicono al mercato non ci siamo rinforzati, in effetti è andato via solo Macini che non giocava nemmeno nelle ultime partite. Sono tante le chiavi di lettura. Oppure serviva un attaccante più importante rispetto a Monachello? Chi vuol rispondere? Sentiamo subito D'Angelo. Sì, ma ha provato a prenderlo l'attaccante. Cioè, ma Ciofani per andare via da Frosinone ci volevano circa 3 milioni tra ingaggi e 700 mila euro che voleva Stirpe e 2 anni di contratto a 250 mila euro l'anno che voleva,
costava 3 milioni. Se arrivava lordi. Quel tipo di attaccante, davvero bisognava cambiare modulo. Dovevi cambiare modulo, poi giocare, con Mancuso come facevi? Vai a comprare un giocatore di 36 anni e rischiare? Poi che fai? Il rischio non era troppo alto? Scusa, c'era? Chi altro c'era? Allora a sto punto tieni di Francesco Breve. Velocemente, dopo la sosta, non... ditemi qual è il giocatore che sta brillando come giocava prima. Vogliamo parlare di Balzano? Sì, non sta giocando come era prima. Balzano lo sappiamo. Quindi il prossimo tema che discuteremo è questo: non è che nel girone d'andata sono stati spremuti questi giocatori? Sì, spremuti, non lo so. Forse hanno reso atleticamente, mentalmente e come squadra. Che poi quando si parla, ha ragione Franca e ha ragione Totò quando si dice è la squadra. Siamo d'accordo, però la squadra è formata dai singoli. Sì, i singoli la maggior parte non stanno rendendo come prima. Mancuso, con tutta la buona volontà che ci mette, non sta andando in fase realizzativa come andava prima, quindi i singoli non stanno brillando, di conseguenza la squadra non brilla e i risultati purtroppo sono questi. Tra quattro minuti dobbiamo andare subito alla prima fascia pubblicitaria, dobbiamo commentare questi 5 episodi, giusto per la cronaca. In breve partiamo dal primo, l'episodio di Canutè su Spalek, rigore al Brescia. E Malara, c'era rigore secondo te? Guarda, secondo me non è rigore, però l'ha toccato, la palla va fuori, però beh, se lo l'ha toccato. Capito, però a me è rigore. Toccarlo tocca. È rigore secondo D'Angelo, Totò? È il rigore che può dare l'arbitro. Si può dare. Sì. Non ha dato rigore, rigore che è più rigore. È danno procurato. Danno procurato. Rigore. Andiamo al secondo episodio, il gol assegnato al Brescia. Scusami Francesco, il gol assegnato al Brescia del 2-0, Romagnoli realizza sulla sponda di Donnarumma. Qui il fuorigioco sembra netto dopo la deviazione di Donnarumma. Siete d'accordo che fuorigioco. Francesco, fuorigioco? Sì, ma guarda il guardalini dov'è. Il guardalini è messo male, non è in linea, purtroppo. Qui c'è dunque l'errore dell'arbitro. Terzo episodio, rigore non decretato alla Pescara per un fallo su Scognamiglio, caricato da Matteo, ecco che Scognamiglio netto. Ma come si fa? Capone che già non riesce a realizzare. Là se dai rigore lo realizzi, okay. Può cambiare la partita. Rigore nettissimo. Totò? Netto, sì. Paolo? Sì, è rigore. Cioè. Altro errore dunque dell'arbitro, poi il rigore, il secondo decretato alla Brescia, Balzano nel contatto con Spalek. Sì, qui tocca la palla con il braccio. Qui con un nuovo regolamento purtroppo è rigore anche se il movimento l'arbitro. Sì. Ma sono finiti gli episodi? Il quinto c'è. Ah, qual è? Balzano che trattiene in aria Donnarumma e il gol di Bisoli, niente, sicuramente lo abbiamo rivisto, non era fuori in gioco. Posizione regolarissimo, è sembrato leggermente in fuorigioco il gol del 3-0. Quello adesso cerchiamo anche di ritrovarlo proprio perché lo abbiamo rivisto, non vorremmo azzardare una decisione. Sì, questo è il rigore proprio. Donnarumma trattenuto da Balzano. Che dite? Rigore netto. 100% rigore. Ma guardi, io insomma, oggi ti posso dire ci può essere. Oggi ho visto la partita Frosinone. Era un episodio come questo in cui Ciano cade trattenuto per la maglia, col VAR gli hanno tolto il rigore, quindi devi vedere pure qual è la consistenza della. È anche vero che negli spogliatoi non si è parlato del terzo gol di Bisoli, il Pescara recrimina sul rigore di Canutè su Spalek, sul raddoppio di Romagnoli in netto fuorigioco, sul fallo subito da Scognamiglio e poi su Balzano c'è questa. Immagina se ti annulla il gol di Romagnoli e poi ti dà il rigore. Sì, la partita in quel momento cambia, dopo magari la perdi lo stesso 5-1. Certamente. Nei primi ma se parliamo di episodi sugli errori dei giocatori, dobbiamo bene, abbiamo vinto delle partite con questo. Infatti mica sto dicendo che nei primi 5 minuti aveva due occasioni per fare 2-0. Poi, no, ma per essere equilibrati, in una critica è chiaro che bisogna considerare sia gli episodi negativi nei momenti difficili, certo, e sia i momenti positivi nei momenti buoni. Alla fine, cioè, non è che uno sta cercando l'alibi, però è cambiato. Dice, cosa è cambiato? È un'analisi, quello della partita. Bene, Andrea Costantini, aggiornamenti, poi andiamo in pubblicità sul posticipo di Palermo. Soprattutto non ve ne sono, nel senso che entrambe le partite sono sullo 0-0, Cagliari-Atalanta e anche Palermo-Foggia, ma il Palermo ha avuto già diverse opportunità da rete. A te. Bene, ci fermiamo un solo minuto e mezzo e poi torneremo in studio, tra poco.
Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Luigiò, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture ed interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 21 e 35 minuti, prima della pubblicità, dicevamo che molti giocatori, probabilmente perché non c'è mai la controprova, stanno rendendo di meno perché sono stati sfruttati in maniera esagerata. Questa squadra, Totò, l'abbiamo sottolineato più volte, è stata quasi sempre la stessa, poco spazio alle alternative. Quindi il calo fisico è dovuto anche da questo? Secondo me sì, almeno per se alcuni... c'è un calo fisico. No, perché... ma per alcuni elementi sicuramente. Cioè, per esempio facciamo Cassi del Grosso. Del Grosso ha giocato tutte le partite. È un ragazzo generosissimo, però di 36 anni, che man mano che abbiamo visto, cioè il suo rendimento scende per forza di cose, altrimenti sarebbe un mostro, voglio dire. E questo credo che sia stato anche il problema di altri, perché... Anche Mancuso, non so, Brugman, Memusciai... Secondo me sì, nel senso che la squadra, anche Memusciai, la squadra, lui non ha mai cambiato questa forza di insistere su questa squadra, senza tener conto magari anche delle condizioni fisiche, la possibilità di cambiare alla lunga, questo pensa pure questo, e quando non sei lucido probabilmente certo. Non sei nemmeno in grado di interpretare al meglio la tua partita. Durante questa stagione abbiamo più volte sottolineato che non dare spazio alle alternative poteva anche provocare questo tipo di difficoltà, può essere una causa scatenante
anche nel non rischiare delle varianti a livello tattico, cioè lui si fida di quegli 11 e va avanti. Ma questo è un discorso un po' impegnativo. Visto sempre dall'esterno, perché è normale. Un po' impegnativo, nel senso che io non sono tanto d'accordo con Totò. Sotto il profilo, sì, ancora. Beh, ma se non sono d'accordo te lo dico. Ma pure io te lo dico. Esatto. No, non sono d'accordo sotto il profilo fisico. No, certo. Perché secondo me è assurdo che dopo un giro d'andata dei giocatori anche giovani, a parte Del Grosso, su cui io ti do ragione questa volta, salterà Foggia per squalifica insieme a Grandoni. È chiaro che sono stanchi. Secondo me subentrano più dei fattori psicologici, cioè nel senso di dare uno sprone alla squadra, a tutta la rosa della squadra. E quindi è chiaro, forse sono stati molti giocatori, sono stati poco, esageratamente dico, sotto utilizzati, nel senso quasi mai. E quindi è chiaro che per acquisire la forma ci vuole anche il gioco, ci vuole la stima dell'ambiente che ti circonda, dell'allenatore, tenere il gruppo compatto. Esatto, quello che si dice sempre, tenere sempre caldo la situazione. Invece alcuni giocatori, tipo Del Sole per esempio, ha fatto 3 minuti una partita, 5 minuti un'altra partita. È chiaro che per non fare nomi, anche tanti altri giocatori hanno giocato pochissimo, quindi non so se ci siano dei problemi. C'è Crecco che dopo Cosenza fece il gol del pareggio e è andato in naftalina, oppure anche Melegoni è stato impiegato poco nel giro di andata, Elisalde che non ha mai giocato, ce ne sono di casi, ma evidentemente Pillon, che lavora quotidianamente con questi giocatori, o va avanti con quel discorso di esperienza, di sicurezza, se vogliamo definirla, però c'è il rischio poi di trovare dei giocatori spenti in una fase, no, ma infatti io sono d'accordo, una fase con lui, delicata della stagione. E l'intendevo quella, la fatica è soprattutto quella che non tanti sì. elementi, faccio un altro esempio: dal mercato sono arrivati 5 giocatori, ce n'era uno in panchina e 4 in tribuna. Vorrei dire, anche questo è un segnale, insomma, che deve far riflettere. Cioè, il problema è di coinvolgere tutti, proprio per limitare anche i problemi della fatica, eccetera. L'esempio per esempio del Napoli di Sarri, del Napoli ecco, di Ancelotti. Il Murachello che esulta e ha un gesto di reazione anche ieri, ma sì, un po' sintomatico, vabbè, quello può essere una rabbia che, una rabbia sua, che viene sfogata però poi anche in maniera plateale. Malara? Io non so. No. Va bene. Io dico che alla fine, per me, lo dicevo prima, secondo me fra quelli che sono entrati, quelli che sono usciti, che poi mi ricordo che tu sei venuto in trasmissione quando Monachello fece quel gesto proprio in panchina, oggi non c'è una grande atmosfera, non c'è una grande attitudine nella squadra, secondo me, dal di fuori, senza sapere, perché se giocano sempre gli stessi e ci sono sempre delle problematiche, non di gioco ma di comportamenti, qualche cosa ci deve essere, questo fuori di dubbio. Se poi faccio gol e insulto l'allenatore, non so io. Mi sembra che non Antonio sia, D'Angelo, non mi sembra che sia normale. Prima diventa pesante perché Pescara la conosciamo. Ieri c'è si stata salta facilmente al presidente, cori, quindi un po' di ostilità. Questa squadra, almeno così, diciamolo sulla forse carta, era partita per salvarsi. Però l'obiettivo era un altro, quello di un campionato importante. Si è alzata l'asticella e qualcuno forse sente di più la pressione. Può anche essere questa una causa? Sì, sì, può essere. Lo stesso allenatore, non mi riferisco. L'allenatore che comunque è stato abituato anche a lottare negli anni passati per posizioni alte, per cui non è che adesso c'è Mister Odd, cioè non è che un allenatore si tira indietro e non vuole, ha paura. Secondo me... Beh, alcune partite ha dimostrato di aver paura. Ma forse perché era convinto, cioè come le prime partite le cose andavano bene in quel modulo lì, di non cambiare, di non andare avanti. Adesso sicuramente dovrà fare qualche cosa, perché anche la situazione secondo me si sta facendo, lui a centrocampo capisce che gli manca qualcosa, sta cercando di cambiare e proverà anche domenica prossima a Foggia. Adesso sull'ambiente... L'ambiente scatta la rabbia. Ieri la curva ha sostenuto la squadra. Esatto, almeno a fine partita, esatto. La curva ieri a fine partita è stata splendida sotto tutti gli aspetti.
Non condivido come al solito, ma lì è una questione di tutte le critiche al presidente, il ragioniere, vendi, non vendi, la Serie A non la vedremo mai fino a quando c'è questo forse presidente. Non mi verrebbe da dire che negli ultimi 50 anni quante volte il Pescara ha visto la Serie A, non è a dire no, se abbiamo fatto 20 anni di Serie A di seguito, mo con Sebastiani appena saliamo retrocediamo. E allora il discorso lo si potrebbe, da un punto di vista logico e storico, accettare. Siccome la storia ci dice che la Serie A, eccetto una volta, si è sempre, correggimi Totò, che va spulito una fesseria, eccetto una volta, che poi era l'anno che c'era pure la penalizzazione, una squadra sola mi pare, vabbè, no? Storicamente una sola volta, quindi da qui a dire con questo presidente la Serie A è perché si vuole parlare male per forza. Giovanni, non mi sta sembrando che quindi ho capito dove vuoi arrivare con questo che adesso nell'ambiente scatta la rabbia, quello stavo dicendo, che forse non si aspettava altro, questo clima ostile verso la società, la società in generale, anche verso la squadra, che la squadra è stata appoggiata soprattutto dalla curva. Ma adesso, avendo visto questa squadra brillare nel girone di andata e quindi essere andata oltre le previsioni, perché non mi venite a dire che a inizio stagione ci stava qualcuno che poteva pensare che genere, questa squadra lotterà per un posto nei playoff, quindi è stata sopravvalutata? Ma non è questione di sopravvalutata, è stato toccato con mano che questa squadra è capace di stare nella parte alta della classifica. Adesso stai andando a ritmo di bassa classifica, è logico che c'è una reazione. Cioè la dimensione di questa squadra. Chi te lo dice? Antonio. E sei sempre secondo. Esatto. Appunto, è sempre secondo in classifica, terza, appunto. È ancora da valutare, è ancora da correggere. Io come ho detto prima è una squadra che comunque i punti che ha fatto se li ha guadagnati tutti, cioè non è una questione, ha fatto un giorno d'andata alla grande, per cui non è una meteora, voglio dire, sicuramente ha le condizioni, la forza per trovare comunque, fare un campionato importante, restare, non fare quello che è successo a Marino, che diciamo prima, perché pure il famoso Marino quell'anno lì perché andò male, l'ho già detto altre volte, perché lui ha insistito tantissimo su questo modulo, questo 3-4-3 che si era inventato, che all'improvviso aveva dato 6 vittorie di fila, però giocava malissimo, una squadra che subiva, e giocava con un solo centrocampista, erano tre terzini e Brugman, per cui la lunga non poteva durare, lui non l'ha cambiata, è finito, è stato esonerato. Credo che Pilloni sotto questo aspetto sia diverso da Marino, non è integralista. Credo che abbia capito. Comunque la squadra secondo me ha le condizioni comunque per restare lì a livello che non da vincere il campionato, però di lottare, non di andare in caduta libera come è successo 4 anni fa. Probabilmente qualcuno si è anche illuso con il primo posto, secondo posto, però se posso aggiungere una cosa parlando del pubblico, ieri il pubblico ha applaudito soprattutto la curva, ma per la reazione che ha avuto la squadra nel secondo tempo, perché nel secondo tempo c'è stata una grandissima reazione della squadra, c'è poco, anche se che il Brescia era lo stesso fino a tirare i remi in barca l'ultimo quarto d'ora, però la prima era la stessa squadra che cercava sempre di fare male. Quindi non c'è il rischio che alzando l'asticella qualcuno può soffrire di vertigini? No, non è quello il problema, anche perché poi c'è da considerare che questo campionato non è un campionato in cui ci siano grandissime squadre. Ammazza campionato non ce ne sono. Se consideriamo che qualcuno di noi ha detto che il Brescia è forse la squadra più forte, è tutto dire, perché secondo me il Brescia dietro è una squadra che prende molti gol. Quindi non è una squadra imbattita, tant'è vero che fino adesso fuori casa il Brescia non aveva fatto grandi risultati, adesso crescendo la convinzione, crescendo l'autostima, è logico che prendono coscienza della propria forza e magari incominciano a fare risultati anche fuori casa. Ma quello che dice Franco aggiungo, anche perché in questa squadra sì ci sono molti giovani, ma ci sono giocatori di provatissima esperienza, il portiere del Grosso, Balzano, Scognamiglio, Campagnaro, Brugman, Memusciai, Chiarenzo, giocatori che sta lì anche il problema. Il Pescara ha segnato un solo gol nelle prime tre partite del girone di ritorno.
tutti legati a Mancuso. Per fortuna Monachello è tornato al gol e i gol di Monachello potrebbero essere utili. Deve sapere l'allenatore, cioè lui che lavora con la squadra. Ci sarebbe da fare un discorso molto, molto complesso che io non voglio fare, perché insomma facevo questo mestiere pure io, quindi è come se dessi dei consigli all'allenatore, però i consigli derivano sempre dal fatto che io dico che è la squadra che deve giocare tutti insieme, è la squadra che deve avere entusiasmo e deve giocare in campo con... cioè, come dicevo prima, facendo densità, facendo pressing, facendo essere aggressivo in mezzo al campo, sempre corta nella fase difensiva, e cercare invece di allungare, di allargare la squadra avversaria nella fase offensiva. Ho detto delle parole, però con questo ho riassunto il concetto di calcio, secondo me. Quanto sono diverse Antonucci e Capone, ad esempio? Ma io, per esempio, di Antonucci non farei mai a meno, nel senso che un giocatore giovane, talentuoso, bravo, che però avrebbe bisogno di giocare. È chiaro che se gioca mezza partita sì e tre no, logicamente... Beh, però lui ha avuto spazio in questi giorni, anche per l'infortunio di Capone. Sì, però io penso che ha fatto sempre anche abbastanza bene. Doveva ancora crescere, fare un percorso di crescita che non ha ultimato, perché ancora lo deve fare. Quale occasione migliore che farla in Serie B nel Pescara? Anche Politano è stato qua, ha fatto il suo percorso di crescita, però ha giocato sempre, Caprari ha giocato sempre, cioè finché non giocava, infatti non cresceva mai. Nel momento in cui ha giocato sempre, se tu ci credi, Pescara sono passati più grandi giocatori che ci sono adesso in Italia, chi gioca in nazionale, chi gioca in Serie A, sono passati i migliori giocatori. Tanti giocatori sono passati, hanno bisogno di giocare, sono giovani. Però magari Caprari o Politano qualche gol ce lo facevano vedere qui. Ma quando? Quando hanno incominciato a giocare? Sì. Prima no. Ma vi ricordate Caprari quanto era criticato continuamente? Che non mi aggancio a quello che diceva. È discontinuo perché giovane magari deve crescere sotto quel profilo, però non bisogna di giocare e di crescere. Ai nomi però che io, ha fatto Malara, aggiungo nella Biraghi. Composizione di una squadra, io metterei tutti i giocatori che io ritengo che come... siano bravi sotto il profilo del talento. Verratti, allora insisterei su quel tipo di giocatori, non insisterei su giocatori che non hanno talento e però ti fanno magari far fare il risultato immediato. Una società deve fare il risultato attraverso i giocatori che ha sotto il profilo tecnico, che sono bravi. Se tu individui che sono bravi, devono giocare. Del Sole, bravo tecnicamente, deve giocare. Esatto. Antonucci deve giocare, cioè secondo me, come vedo io il calcio. Ci aggiungo su Politano, che in effetti lui con Marina non giocava. Ha fatto 3-4 partite. L'anno dopo che ha giocato qua sotto il campionato è esploso Politano. Vediamo a Franco Oddo, questo è il tormentone della stagione. Mancuso, meglio a sinistra o al centro o a destra? No, vabbè, deve giocare davanti, vicino alla porta. Può giocare da solo, può giocare in due, ma deve giocare vicino alla porta. Non può avere un ruolo in cui si sfianca in un lavoro in cui dopo non ce la fa sotto il profilo offensivo a fare quello che deve fare. Marras è un giocatore molto, molto importante per la squadra, per il lavoro che fa. Chiaramente fa pochissimi gol e questo è un cruccio per la squadra, cioè un handicap, perché chiaramente se tu giochi col 4-3-3 e i due esterni non segnano mai, chi segna? Cioè o Brugman, o la punta, o Brugman. Quindi devi inventare qualcosa per fare in modo che Marras sia più utile. Infatti domenica dal primo minuto giocherà con tutti e due, Mancuso, Monachello. Le statistiche di Marras sono... Sicuro. Dice, già fatto la formazione, Mancuso, Monachello. Giusto mister Oddo? Sì. E come fa? Secondo me domenica, ma no, da mister domenica giocherà con i due. questo non lo so, non ci ho parlato. Dicevo la statistica di Marras, che la sua statistica è che lui fa un gol ogni 10 partite in carriera, quindi insomma, per cui non li fa mai. Quest'anno sta sottomesso, no, per dire le caratteristiche. Ieri è stato molto sfortunato, che, anche il palo, sì, sfortunato, però quando è sfortunato ha avuto, perché in effetti il gol non è non è preso sotto porta come può essere l'attaccante, insomma, però generosissimo, utilissimo. Io difficile rinunciare a Maras, però il problema è che poi questa squadra deve fare anche gol. Pubblicità, torneremo in studio tra 3 minuti, a tra poco.
Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Louis Joe, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ristorante Il Borgo propone una cucina di alta qualità, puntando sull'innovazione e la ricerca del gusto per ogni piatto. Le specialità di carne, scelta nei migliori allevamenti italiani, sono preparate secondo le antiche tradizioni locali. Ristorante Il Borgo, uno squisito piacere. Strada provinciale per Atri, uscita A14, direzione Pineto. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. Ore 21:58 minuti, aggiornamenti dalla regia sui posticipi. Andrea? Sempre sullo 0-0, entrambe le partite, entrambe all'intervallo, tra poco i secondi tempi. Quindi Palermo-Foggia ancora sullo 0-0, e vediamo la classifica aggiornata con questo parziale, perché il Brescia dopo la vittoria di ieri è salito al primo posto e il Palermo con questo punteggio sarebbe secondo, però con una crisi di risultati che metterebbero a rischio anche la panchina di Stellone e con una crisi societaria che potrebbe portare a sviluppi molto pericolosi per la società di Zamparini. Torniamo ai problemi di casa nostra. Il centrocampo del Pescara è stato definito da tutti
da tutti uno dei migliori della Serie B. Cosa cambia dopo questa partenza di Machin? Oddo. Beh, qualcosa perde sicuramente, sotto il profilo tecnico era un giocatore importante, però io penso che abbia anche altri giocatori che possono tranquillamente fare delle belle cose appunto in questo campionato. Siccome prima si è espresso sui giovani, le chiedo anche su Melegoni e Canutè. Melegoni è un giocatore molto interessante sotto il profilo tecnico, è bravo, è chiaro che si vede dalle quali che è un giocatore che avrebbe bisogno di giocare di più, avere più coscienza dei propri mezzi e quindi esprimerli in campo. E Canutè, io penso che sia un buon giocatore che deve però molto lavorare per acquisire delle conoscenze, ecco, sotto il profilo tecnico, tattico, importanti, ma io penso che non abbia fatto una bruttissima partita, non ha giocato male, soltanto è chiaro che non è quello sicuramente il ruolo suo, si vedeva che stava molto in difficoltà, perché là in quel ruolo devi andare spessissimo a trovare gli spazi dietro alle spalle dei giocatori avversari, quindi chiaramente trovare le zone sguarnite, gli spazi vuoti, insomma, cosa che lui non è abituato a fare, perché è lui di solito che conduce la palla ed è abituato appunto a darla, però sotto il profilo tecnico avrebbe bisogno di lavorare moltissimo, tecnico e tattico. Ecco, Francoddo ha sempre dato spazio ai giovani anche nelle sue esperienze passate, il Pescara ne ha tanti di giovani e talenti, in questo momento si può ancora dare fiducia a loro perché se un giocatore è bravo gioca sempre, oppure c'è il rischio che possano essere condizionati, non so, da questo momento negativo? Ma no, io sono sempre di quel parere che se un giovane è bravo e deve giocare. E bisogna avere pazienza, chiaramente, devi accompagnarlo in questa crescita. E devi impedire che appunto il giocatore sia in campo troppo condizionato dagli ambienti, dai fattori esterni. Insomma. Anche Malara era d'accordo con Nuiva? Cioè l'età non conta? Eh? L'età non conta? Momentaneamente. Per me no, io l'ho sempre... anche nei miei trascorsi, sì. A Marsiglia ultimamente ha giocato un ragazzo che è del 2002, ad oggi ha 17 anni, non compiuti, ha giocato 2 anni con me, ha giocato le coppe europee. Se un giocatore è bravo deve giocare, con la pazienza può arrivare, e penso che a Pescara ce ne sono tanti ragazzi giovani che ho visto, Del Sol, Antonucci, secondo me troveranno il loro spazio se l'allenatore glielo dà lo spazio, e troveranno delle belle soddisfazioni, e hanno entusiasmo, sono bravi, hanno corsa, hanno tecnica, Antonucci e Del Sol che io ho visto qui a Pescara, secondo me devono avere spazio. Anche D'Angelo ha questo tipo di pensiero, sì, mentalità. Sì, penso come tutti e due, mister. Se uno è bravo deve giocare. Cioè, Mbappé è stato campione del mondo a 18 anni. Non vedo perché uno deve giocare una partita sì e sei no. Se è bravo devono giocare. Insomma, Totò, al centrocampo cosa succede ora? Perché Canutè può tornare al suo ruolo originale. C'è Melegoni pronto, c'è Crecco, sì. Poi c'è anche l'esperienza di Bruno che può essere utile in determinate occasioni. Non sottovaluterei nemmeno la possibilità che Bruno possa essere utile a questa squadra, soprattutto in quel ruolo, vuol dire, se si vuole utilizzare Brugman in una posizione diversa anche da mezzala. Ti aspettavi di più da Brugman e Memushai? Ma guarda, io secondo me Memushai ha sofferto più degli altri in un centrocampo, sì, molto bello tecnicamente, però insomma, dove pochi corrono e coprono. Memushai secondo me ha fatto un campionato di sacrificio. Forse manca il gol anche a lui, sì, perché esatto, sicuramente non è quello di 3 anni fa, nel senso che l'età passa per tutti, però sotto il profilo dell'impegno, della corsa, dell'aiuto ai compagni, credo che Memushai sia proprio l'elemento di questo centrocampo che tutti hanno detto eccezionale, eccezionale solo sul piano tecnico, voglio dire, è quello che si è sacrificato di più. Io credo che soluzioni ce ne possono stare. Al di là dei discorsi tattici di squadra e tutto il resto, per fermarci a Memushai, ricordava oggi la Gazzetta dello Sport, è il giocatore in Serie B con il maggior numero di passaggi riusciti.
Poi è ovvio, come dice Totò, se giochi con poi Brugman centrale, l'altra parte un ragazzo quando giocava Antenucci e poi Macin, quindi giocatori con propensioni nettamente offensive, a centrocampo da che mondo è mondo, qualcuno che sul mio non dico il giocatore che porta solo legna, però qualcuno che tatticamente dia una ordinata. Ecco, dopo la partita di ieri è uno che soffre questo caos. Che Monachello abbia più spazio, più fiducia, inizio da Totò. No, io ne sono convinto, lo dicevo già prima che finisse il mercato, nel senso che se non arrivava la punta, Monachello era l'elemento che poteva dare una mano a questa squadra sul piano proprio dell'incisività. Credo che ieri lo abbia ripetuto. Questo è un giocatore che sì, ha sbagliato tante occasioni, però l'attaccante che non si crea nemmeno un'occasione non è un attaccante vero, voglio dire, insomma, e questo faccio caso che è inutile parlarne, però Monachello ci arriva sempre, ci sta, è uno che insieme a Mancuso può essere una carta in più, secondo insomma. Me non ha neanche sbagliato tante occasioni, nell'arco del campionato. Secondo me lui è servito le prime partite perché faceva segnare, cioè liberava più Mancuso. È anche vero che lui, molti stanno criticando Mancuso, ma pochi rifornimenti. Ecco, per quello, se ci stava anche lui, Mancuso aveva più spazio quando giocano tutti e due. Giocando tutti e due crei forse, correggimi se sbaglio Franco, forse crea anche qualche problemino in più alla squadra avversaria, certo, che si deve preoccupare. Però mettiamoci d'accordo definitivamente, perché se giocano Mancuso e Monachello non puoi giocare vanno fuori tutti gli esterni. Esatto, sì, non puoi giocare con i tre, ho capito, i due esterni vanno fuori. Provi un'altra soluzione adesso. Giochi con quattro centrocampisti. Lo notano un po' tutti. Un 4-4-2. Si cambia totalmente. L'allenatore bravo, secondo me, cambia. Deve avere conoscenze, nel senso che deve conoscere tutti i moduli e tutte le maniere di giocare, le deve sapere insegnare e deve poi mettere in campo i giocatori che gli offrono più possibilità di esprimersi loro, i giocatori stessi. Quindi secondo le loro caratteristiche, un allenatore deve giocare secondo le caratteristiche migliori della squadra. Quindi al di là dei moduli, esatto, se tu hai due giocatori forti, per dire, faccio un esempio stupido, cioè due giocatori forti davanti, sono due attaccanti, devi trovare la maniera per farli giocare e coesistere. Non c'è niente da fare, perché se la forza tua è quella, devi cercare, quindi giochi 4-4-2, 4-2-3-1, cioè 2-3-1 no, perché c'hai due punti. I numeri contano poco. Esatto, devi trovare la maniera per sfruttarli. Totò e poi Malara. Posso aggiungere questa chiave, credo che potrebbe essere anche utilissimo, Del Sole, parlando di giovani, cioè Del Sole ieri l'ha fatto. Ieri è stato impiegato come trequartista di esatto, due punti. Può essere una soluzione quella anche, cioè se tu giochi 4-3-1-2, Del Sole dietro le due punte è una risorsa in più, cioè è ovvio che devi cambiare modo di attaccare e di trovare, secondo me è la soluzione percorribile perché ce l'ha. Adesso qualcosa devi fare. Il problema vero è non fossilizzarsi in una unica situazione, anche a prescindere dall'avversario, no? Esattamente, sì, ma quello Foggia e Crotone sono due trasferte. Posso aggiungere una cosa sui giovani e Oddo? Ai tempi suoi, quel Pescara lì, lui lanciò Margiotto al posto di Carnevale, per dire, Margiotto c'aveva 20 anni, cioè, e magari Carnevale era Carnevale, polemica. Il coraggio delle idee. Esatto, no? Ma quello è, voglio dire, insomma. Ma Lara ha coraggio nel buttare in vasca il giovane? Io sì. Anzi, più giovane? 17 anni. No, ma siamo ragazzi bravi. Cioè, io lavoro tutti i giorni con i ragazzi, vedo la crescita. Anche Pillon lavora tutti i giorni. Ma sì, ma le scelte le fanno i giocatori. Io dico sempre che le scelte le fanno i giocatori, l'attitudine. Se uno è bravo e dimostra che si allena e fa dei progressi, sicuramente ha spazio. Se uno non si allena o si allena male, perché poi la differenza è veramente poca, cioè se vuoi rompere o non rompere l'attitudine positiva o negativa all'ambiente o condizionare tutte le cose, io penso che questo qui sia il problema del Pescara, per quanto mi riguarda la gestione del gruppo. Sì, per me così dall'esterno non conosco le problematiche, non è che vivo, vado a vedere gli allenamenti, però la sensazione dalla tribuna è questa. Siete d'accordo, Francesco? L'abbiamo detto prima che
quando... No, se siete d'accordo su questa riflessione... Come no? Sì, beh, quando le... intanto che i giocatori bravi devono giocare, mi sembra l'uovo di Colombo, non stiamo dicendo... No, la gestione del gruppo. La gestione del gruppo, prima c'erano i risultati, se la gestione del gruppo sembrava perfetta, adesso non ci sono i risultati e quindi Monachello che non gioca, si è stancato e magari c'ha una virgola fuori posto e quindi sbaglia pure Monachello con qualche atteggiamento. Vabbè, lei, i ragazzi per rispettare le scelte dell'allenatore, sì, così non vogliamo giustificare Monachello. Per quello ti sto dicendo, Monachello sbaglia, fa il gol, sbaglia, non devi avere, no, però la storia è piena di, nel mondo del calcio, di questi che si rivolgono, è come quelli che per festeggiare si buttano la maglia, io rifucirerei, che butti la maglia a terra, quindi stiamo parlando di del tutto e del niente. Quando anche per rispetto ai compagni, per rispetto ai compagni, no? Che stanno in panchina. Monachello già ebbe quell'atteggiamento, no, parliamo di come sbagliato, di tutti quanti. Dico Monachello perché ieri ha fatto gol e parliamo di tanti altri, però è logico, magari Monachello ha più esperienza, ripeto, Melegoni quando non giocava era incazzato come una iena e a Pescara lo sanno tutti. Però resta e credo in silenzio, che lo sanno. Bravo, Del Sole che lo faceva entrare 2 minuti, entra 4 minuti, fa quei due poco di gol, poi c'ha le chiappe e con tutti i buchi dei calletti in, come si chiama, sta contento, no, stava incazzato pure lui, ma questo rientra nel gioco delle parti, nel gioco di una intera stagione. Quando le cose non vanno bene, si nota tutto e il contrario di, bene, di tutto. Ultima fascia pubblicità e poi parleremo di queste due trasferte, Foggia e Crotone, che potrebbero cambiare il destino di questo campionato. Enrico, sì, scusami, Andrea, ti interrompo perché in Serie A l'Atalanta è in vantaggio a Cagliari con un gol di Atebor, ma a Palermo il gioco in questo momento è stato interrotto perché è rimasto a terra un giocatore del Palermo e hanno chiamato in fretta e furia i soccorsi. Dopo quello che è successo anche a Lecce con l'incidente a Scavone che poi ha comportato la sospensione della partita, ora per fortuna il giocatore sta dando segni confortanti, si tratta di quale giocatore del Palermo, in questo momento gli stanno applicando la borsa del ghiaccio, ma si sono vissuti alcuni istanti di grande preoccupazione al Barbera. Un altro spavento, meno male che è andato esatto, a finire così. Grazie Andrea, andiamo in regia e poi torneremo in studio tra poco. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Luigiò, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emidio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emidio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis,
085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 22:17 minuti, torniamo in regia da Andrea Costantini per vedere se a Palermo la partita è ripresa. Sì, Enrico, si è ripreso a giocare dopo oltre 4 minuti di pausa per curare Haas, anche se poi paradossalmente Haas ha ripreso il suo posto in campo, mentre il giocatore che lo aveva colpito, c'è stato un testa contro testa, ovvero Ngawa, neoacquisto del Foggia, giocatore arrivato dal Perugia, Ngawa è stato sostituito, mentre Haas ha ripreso il suo posto in campo dopo il grande spavento. A te. Bene. Fracodo, questa Serie B quanto è diversa dai campionati che disputava lei? Ah, rispetto a quelli che disputavo io, quindi diciamo sarà 2-3 anni fa. Sì. Anche quello. Altro millennio. No, tutti dicono che è scaduta un po' la qualità. Beh, sicuramente è un campionato con minori valori tecnici, tecnico-tattici. Un campionato equilibrato come lo era anche prima, però forse ancora di più equilibrato, non ci sono squadre ammazza campionato e quindi è tutto da vedere, un campionato in cui una squadra parte potrebbe retrocedere come potrebbe vincere il campionato tranquillamente. Infatti anche la forbice tra playoff e playout è molto sottile. Tra gli allenatori chi l'ha convinta di più, soprattutto tra i giovani? Ma io vedo le squadre giocare e vedo se le squadre hanno un filo conduttore, un gioco che le distingue, quindi io non so, quest'anno per dire la verità pochissime squadre giocano un buon calcio in Serie B, il Brescia gioca un buon calcio però uniforme, nel senso che fa, come dicevo prima all'inizio della trasmissione, trasmette la palla in verticale, quasi sempre in verticale, gioca sulle ripartenze, sull'occupazione degli spazi. Il Lecce gioca un buon calcio, mi piace, anche lo Spezia ultimamente sta giocando molto bene. Adesso due trasferte, Foggia e Crotone. A proposito della trasferta di Foggia, potrebbe essere vietata, usiamo il condizionale, potrebbe essere vietata ai tifosi del Pescara domani o mercoledì la decisione del GOS. Due trasferte d'Angelo che possono dirci cosa? Due trasferte molto molto insidiose, però adesso è lo spartiacque, adesso dobbiamo capire veramente che ruolo vogliamo avere da qui alla fine del campionato. Per cui penso che ci sarà un'inversione di tendenza dopo questa batosta, per cui sono fiducioso a Foggia, specialmente se Foggia non perde stasera. Sono queste due partite che secondo te, Paolo, possono delineare un po' il futuro di questa stagione? Questo di sicuro, devono andare a giocare per vincere, hanno le qualità e la forza per fare due risultati fuori casa. Se è una squadra che ha gli attributi, che ha la qualità che ha dimostrato fino adesso, deve arrivare ad andare a giocare a Foggia e a Crotone e fare risultati. Sono campi caldi, Foggia, Crotone? Tutti sono campi, sono difficili, questi sono giocatori che hanno esperienza, puoi avere, patire un po', ma... E poi il Foggia all'andata ci mise in difficoltà, Totò, se ricordi, no? Eh sì, è stata una delle squadre che ci hanno messo in difficoltà, la squadra è forte, voglio dire, il Foggia, partita con la penalizzazione pesante,
po' ridotta, però insomma presero lì davanti a giocatori importanti, Galano in particolare, ma anche Mazzeo, ma cioè una squadra che può far male, insomma, quindi di fatti si sta un po' riprendendo. Sicuramente è una partita molto difficile, ma le difficoltà vengono soprattutto da che Pescara vedremo, voglio dire, perché come ha detto prima, in questo periodo. Però lunedì scorso tu avevi detto che Pillon avrebbe cambiato ieri. Sì, sì. L'ha cambiato dopo. No, aspetta, ha cambiato rispetto a quello che ho detto io con 45 minuti di ritardo, però l'ha cambiato. Però credo che insomma questo sia stato un segnale forte per lui, ma lui stesso l'ha dato, voglio dire, perché è ovvio che questa squadra va rifondata, ma soprattutto per l'autostima, deve trovare un modo per uscire fuori, perché insomma le ultime tre partite sono state quelle insomma le più brutte, diciamo, soprattutto i due pareggi sono state quelle che, sì, in cui la squadra ha mostrato i suoi limiti proprio di condizione, di poter far male all'avversario, insomma, di poter interpretare la gara. Però questi 180 minuti sono non diciamo decisivi, perché anche no, decisivi no, però secondo me utili per capire appunto soprattutto dove vuol parare, cioè l'allenatore, se ha capito quali sono possibili rimedi che lui vede per tirar fuori la squadra da questo problema. Non è facile, perché alla fine la squadra sono 24 giocatori, non è che puoi fare il lavaggio del cervello a tutti, però dare dei segnali sul piano tecnico e tattico che possono rilanciare la squadra, insomma. Il primo messaggio di cambiamento lo deve dare l'allenatore. E poi la squadra. Cioè, voi siete sicuri che non farà il 4-3-3? No, io non entro nel dettaglio. Tu sei sicuro? Io sono sicuro. Io me lo auguro. Però ci risentiamo e poi ti ripeto che poi lunedì siamo qua. Ho fatto solo 45 minuti di ritardo. No, io quando parlo di cambiamento, cambiamento anche di mentalità, ossia di una squadra più sveglia, di una squadra che torni a essere. Esatto, come atteggiamento non solo tattico, come atteggiamento generale. Poi il risultato dipende, come diceva all'inizio Franco, dagli episodi, dipende da cosa, qual è il momento della squadra avversaria, dipende da tante altre situazioni, che sennò il calcio sarebbe un'equazione facile, uno più uno fa due, io sono più forte e vinco sicuro, non è così, però un Pescara diverso da quello che abbiamo come visto. Come atteggiamento. Ma come tutto, Tonino, quello che cambiamo il primo messaggio alla squadra lo può dare solo l'allenatore, mica lo diamo noi. Paolo, secondo te cambierà qualcosa? Non lo so, io dall'esterno. Secondo me cambia sicuro, perché non bisogna avere coraggio anche di cambiare. Oggi invece, senta, come si superano questi momenti difficili? Perché poi conosce la piazza di Pescara, Pillon è al primo momento delicato. Fare gruppo è sempre sì, un aspetto importante, però poi c'è il campo. E poi devi entrare nella testa dei giocatori in questo momento, devi cercare di cambiare l'andamento, che incomincia a essere magari un po' negativo. Cioè non sottovalutarlo, quindi. Assolutamente no, perché si può aggravare anche la situazione. Appunto devi fare in modo che questo non succeda. E quindi logicamente devi cambiare qualcosa, devi anche cambiare. Che ne so, tipo d'allenamento, qualcosa che. Tipo d'atteggiamento anche tuo, da parte tua, come allenatore, come. Cioè cambiare. Cioè fare in modo come se arrivasse un allenatore nuovo, no? Un allenatore nuovo arriva, che cosa fa? Cambia completamente. Devi anche tu cercare di cambiare qualcosa e nel frattempo entrare nella testa dei giocatori, soprattutto i giocatori. Forse una sconfitta così pesante può essere utile sotto un certo aspetto. Non tanto, non credo. Nel senso. Meglio non perdere 5 gol che ti dà la scossa, no, e non 2-1, non lo so. No, per esperienze dico che non è, sono sconfitte pesanti, cioè prendere 5 gol sono 5 gol e sono difficilmente spiegabili, anche se io le spiego e lo spiegate anche prima. Secondo me non meritava, non è una sconfitta che meritava 5-1. Però è difficilmente spiegabile, quindi lo devi spiegare per prima cosa ai giocatori stessi. Per esempio Allegri nei momenti di difficoltà, cito Allegri perché è l'allenatore in testa al campionato, dà molta serenità al gruppo quando le cose vanno male, poi ognuno usa un proprio metodo, no? Ma Allegri è un allenatore molto bravo nel gestire le varie situazioni, questo sicuramente sì,
No, voglio dire, serve dare serenità al gruppo oppure essere un po' più severi, non ognuno ha il suo metodo. No, non solo, ci sono le circostanze sono sempre anche diverse. Quindi non è detto, cioè l'allenatore deve essere bravo appunto sotto il profilo psicologico, a volte ci vuole il bastone, a volte ci vuole la carota. Cioè non, però l'importante è che azzecchi tu, che il momento del bastone è il momento della carota, se no fai danni, Pillon ha tante esperienze, ancora maggiori. Bene o male da sapere come muoversi in queste circostanze. Ecco, questo caricarsi di responsabilità per la sconfitta di ieri anche, sì, facilita un po'. Però secondo me è un po' esagerato. Perché? L'ha sottolineato un po' troppo. Non vorrei che i giocatori ci credano. L'alibi. Quindi anche il giocatore deve sentirsi un po' sulla graticola. Sicuramente no? Sì, anche un po'. Cioè non credo che sia tutta colpa di Pillon. Tu sai che poi nello spogliatoio si dicono altre cose, no? Appunto. Vabbè, però il giocatore sa dove ha sbagliato e perché ha sbagliato. No, io capisco, cioè l'allenatore deve dire anche assumersi le sue responsabilità, non uniche. Cioè, chiaro, le responsabilità, sì, forse ci ho messo del mio, ho detto, insomma, ho fatto qualche errore, ma anche se non lo dici non fa niente, l'importante è che te ne accorgi tu e poni rimedio. No, che non possa essere un alibi. È un alibi per il giocatore, diciamo, tanto sbaglia l'allenatore. Ma i giocatori sanno che... No, non lo sanno. Quindi è un parafulmine, no? I giocatori, allora, la maggior parte quando le cose vanno male tendono a scaricare un po'... Ognuno pensa al proprio orticello. Esatto, al proprio orticello. Oh, sì. Proprio perché è così, come dici tu. Allora, scusami, Francesco, dopo ti ridò la parola. Paolo ha mai chiesto scusa a fine partito, ho sbagliato, i miei non c'entrano niente. No, ma quando perdi devi farti un esame di coscienza e capire per qual motivo si perde. Prima cosa. Non devi. Sai. Poi vedi i video, analizzi le partite e ti rendi conto degli errori che hai fatto, ma non è che dicendo ah beh ho sbagliato io, no, qua si vince e si perde tutti. Poi nei momenti di difficoltà, come diceva il signor Odo, i giocatori sono molto furbi, capiscono subito dove devono andare per parare, poi presi uno per uno, sono tutti bravi ragazzi, tutti insieme, ti massacrano. Sai, poi lì la gestione dello spogliatoio, di questo, della società, ci sono tanti fattori che sono determinanti. Io penso che deve veramente analizzare, però essere sereno e cercare di capire. In situazioni del genere è importante la presenza forte della società e del direttore sportivo. Quindi questa è una settimana nella quale credo di averne visto abbastanza in 40 anni e più, ma anche parlando e anche del team manager e anche del team manager, perché il team manager vive con la squadra, sa ancora più e capisce. Ma infatti arrivavo a quello, sia questa è una settimana nella quale il presidente, il team manager, Repetto, diciamo nomi e cognomi, devono lavorare così come deve lavorare. Anzi, più dell'allenatore, così lasciano il compito all'allenatore solo del lavoro tattico. Però io ho alzato il dito, mi regali 30 secondi che mi veloci, voglio però, divertire. Veloci, premesso, sì, ecco le racconti, 30 secondi. Premesso che io in questo momento due attaccanti non ci rinuncerei, quindi Monachello e Mancuso. Sì. Poi come gioca il Rex, come la mette in campo, sono problemi dell'allenatore. Ma se proprio vogliamo divertirci per un istante, ma chiedo scusa, è tanto diverso per Antonucci, che ha giocato alto esterno a sinistra, fare l'esterno in un ipotetico 4-4-2? No, è possibile. È tanto impossibile per Del Sole, che ha forza, ha entusiasmo e tutto il resto, il giocare alto sulla destra e fare tutta la fascia. Fare la formazione. No, è per un esempio. Oppure un 4-2. Appunto, è per quello ho detto fammi divertire. Un 4-2-3-1 per usare i numeri. Due centrocampisti, avanzi Brugman, Antenucci, Del Sole, un attaccante, tutto e provi a modificare qualcosa e a dare un segnale alla squadra e all'ambiente. Poi se perdi, perché magari gioca ugualmente male o perché l'avversario è più forte, si analizza quella partita, ma dai dei segnali all'intero gruppo e all'intero ambiente. Dopo Pillon che facesse quello che vuole, certo, ci mancherebbe. Basta, allora chiudo con D'Angelo. Per quello ti ho detto, fammi divertire. Perché vengono poche volte, quindi hanno più spazio in questi secondi finali. Come
andrà avanti questa stagione del Pescara secondo Tonino D'Angelo? Secondo me andiamo fino alla fine tra le prime 4-5 posizioni e ci andiamo a giocare poi. Quindi il tuo ottimismo resta? Cioè, sì, perché eccetto il Brescia e forse il Palermo, per il resto ce la possiamo giocare un pochino con tutti quanti. Franco Oddo? Beh, l'obiettivo è quello dei play-off, secondo me. Ci può arrivare tranquillamente, l'importante è appunto che si riesca subito a capire qual è la situazione, come porre rimedio, che poi insomma non è che c'è la crisi da parte della squadra, d'altronde è sempre terza in classifica, quarta in classifica, terza in classifica. Molto corta la classifica. Quindi questo è il momento appunto di reagire, ma con tranquillità, con serenità e ove occorre anche con un po' di severità. Da parte di Pillon verso la squadra? Da parte anche della società, cioè porre rimedio a questa situazione in maniera in molta serenità e fare in modo che le cose vadano nel verso giusto. Insomma. Paolo, posso chiederti sul finire, questa vittoria di Messina conquistata vi ha ridato nuovo entusiasmo? Sì, un nuovo entusiasmo, sono molto contento. Hai cambiato modulo, no? No, non ho cambiato modulo. Vorrei che giocassimo alla stessa maniera con... anche in trasferta abbiamo fatto delle belle partite, patiamo un po' l'aggressività della squadra casalinga, ma io sono convinto che e mi auguro che possiamo fare veramente bene queste due trasferte a Crotone. No, mi riferisco alla tua squadra. Sì, a Crotone giochiamo sabato e a Latina la settimana dopo e mi auguro che facciamo due grandi risultati. Avete due trasferte voi? Sì. Mi auguro facciamo due grandi risultati e poi ho detto ai giocatori che facciamo due giorni di festa. Vuoi fare a cambio con Pillon? Andrea, cerco di far bene il mio lavoro. Che novità abbiamo dai posticipi? Che l'Atalanta è sempre avanti a Cagliari per 1-0 a rete di Atebor, che a Palermo è sempre 0-0 tra Palermo e Foggia. Come stanno giocando Palermo e Foggia? È una partita equilibrata oppure no? Allora, nel primo tempo molte più occasioni per il Palermo, però il Foggia ne ha avuta una importantissima con Galano. In questa ripresa c'è un po' più di equilibrio, è una gara molto molto combattuta. Vi aggiorno su Haas, che è rimasto in campo per circa 10 minuti, poi anche lui ha alzato bandiera bianca ed è stato avvicendato da Ciocev. 0-0 tra Palermo e Foggia in questo momento. Questa è una buona notizia. Bene, siamo in chiusura. Grazie a Franco Oddo per essere stato qui con noi. Grazie a Totò De Leonardis. Grazie a Paolo Malari. In bocca al lupo per queste due trasferte. Grazie ad Antonio D'Angelo e a Francesco Di Francesco. Ringrazio Andrea Costantini, i nostri tecnici, Loris Bennato, l'OGT Fotovideo, Stefano Recanati in redazione e Maurizio Dagui in regia. Vedremo se dopo Foggia, in programma domenica alle ore 15, il Pescara tornerà con una marcia positiva. Grazie per averci scelto.